Ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati su Recensioni di Bellezza. Voglio fare con voi la skincare mattutina, cioè quella che faccio tutti i giorni, e vi faccio vedere alcuni prodotti che sto utilizzando. La mattina per lavarmi il viso uso questo olio latte detergente della Rilastil. È un prodotto che mi sta piacendo tantissimo, è un 200 ml ed ha un sacco di estratti naturali. Io la sera, o comunque se sentite i rumori di sottofondo, è perché sono davanti alla finestra, perché è assolutamente impossibile aprire luci o insomma quant'altro, perché se no veramente ci si scioglie. E quindi vi stavo dicendo che è molto carino perché, come vedete, ha un sacco di estratti nutrienti, tra cui il burro di karité, ma anche l'acido ialuronico, quindi lascia veramente la pelle super morbida e, come vedete, molto molto luminosa. Allora, io parto subito con il tonico. Il tonico in questione è questo dell'Albea ai 5 attivi, carino, mi sta piacendo come tonico. L'ho messo in questo spruzzino perché mi avrebbe dovuto agevolare nello spruzzare così, solo che questo lo spruzzo troppo forte, quindi faccio così e lo applico su viso e collo. Per quanto mi riguarda, lo applico, diciamo, abbastanza generosamente, perché deve lasciarmi inumidito il viso. E subito vado ad applicare il siero all'acido ialuronico di Avon, quindi, come vi dico sempre, viso inumidito e subito bisogna andarci a applicare il siero all'acido ialuronico. E come vi dico sempre, l'aspetto della pelle subito risulta più luminoso. Ne applico ancora un po' di tonico. In realtà io quello che sto facendo in questo periodo è, come skincare, è di fare diverse applicazioni del tonico. Adesso vado ad applicare il contorno occhi, sempre dell'Albea ai 5 attivi. Questo è un siero contorno occhi che, diciamo, inizialmente, appena l'ho acquistato, non l'ho subito apprezzato. Invece nell'ultimo periodo lo sto apprezzando moltissimo, perché è super super leggero e lascia il contorno occhi veramente idratato a lungo. Questa goccia che rimane io lo applico nel contorno labbra e qui dove ci sono le cosiddette rughe nasolabiali. Non c'è bisogno di fare massaggio, perché questo si assorbe, diciamo, con dei lievi picchiettamenti. Ecco qui, ed è già applicato. La cosa bella, e quello che vi ho scritto anche nell'articolo, è che facendo questa sovrapposizione di tonico e poi subito applicandoci l'acido ialuronico, l'effetto della pelle è questo: naturalmente luminosa e con un effetto di pelle proprio rimpolpata. Questa, secondo me, è, diciamo, la strategia giusta per applicare l'acido ialuronico, che invece, se l'applicate direttamente su pelle asciutta, rischiereste che l'acido ialuronico, che trattiene naturalmente l'acqua, poi andrebbe ad assorbirla dalla vostra pelle, che, se non adeguatamente idratata, potrebbe risultare con l'effetto opposto, addirittura seccarla. Poi vado ad applicare questo bio oil che, come ho già detto, a dispetto del nome del prodotto, non è naturale, ha un sacco di estratti naturali ma non è bio. E poi ci vado ad applicare questa, che è la vitamina C della linea distillery di Avon. Cosa faccio? Prendo qualche goccia di olio, prendo un po' della polverina, miscelo e applico sul viso e collo, teoricamente anche sul décolleté.
Questo è un olio che a me sta piacendo tantissimo, l'avevo acquistato l'anno scorso per curare la cicatrice lasciata appunto dalla ferita dell'intervento alla tiroide. Tutto sommato lo sto continuando ad applicare perché, proprio perché mi piace e perché appunto si assorbe anche abbastanza facilmente. Lo applico anche sul seno, che è l'unica, diciamo, l'unico prodotto che veramente ci vado ad applicare a livello di, diciamo, di prodotti per la cura della pelle, perché ho notato che va a migliorare proprio l'elasticità della pelle. Prendo ancora un po' di tonico. Questo mi aiuterà a far assorbire meglio l'olio e non a farlo rimanere sulla pelle con un aspetto untuoso. Vedete? L'aspetto della pelle è bello luminoso, ma non oleoso. Siamo quasi addirittura d'arrivo, vado a prendermi il mio balsamo labbra dell'Avon alla canapa sativa, un prodotto carino, funzionale, che a me sta piacendo tanto. Poi, crema giorno. Io sto portando avanti questa della VT Cosmetics, che ho provato grazie alla collaborazione con il sito Style Evana, e è una crema a base di centella asiatica, ma non solo, ha un sacco di estratti naturali, tra cui, vabbè, non saprei dirvi, adesso comunque qui vedo, vabbè, olio di jojoba, poi il burro di karité, ma ha anche acido ialuronico e vitamina C. Quindi ha anche la, ecco, vedo la ceramide in uno degli ultimi posti, quindi comunque è una crema che, come sto scrivendo nell'articolo che sto rilasciando in questi giorni, è una crema gel, perfetta per l'estate, perché è quel tipo di crema che praticamente la potete anche apporre in frigorifero, perché appunto vi darà ancora di più un plus di freschezza e grazie alla sua formulazione nutrimento e idratazione. Quindi questa è proprio la crema perfetta per l'estate, non c'è bisogno in realtà di grande, diciamo, massaggio, perché come vedete, essendo una crema gel, si assorbe molto velocemente. E la sto apprezzando tantissimo, perché in questo periodo dell'anno è assolutamente impossibile applicare creme troppo dense, troppo grasse. Oddio, se voi ce l'avete potete utilizzarla, ecco, magari alleggerendola con un po' di tonico, un goccio di aloe vera, di gel di aloe, quello vi aiuterà senz'altro a rendere la vostra crema più leggera, più diluita. Però ecco, io in questo periodo dell'anno prediligo formulazioni di questo tipo. E come vi sto scrivendo nell'articolo, oltre a questa crema ce ne sono altre che io utilizzo in questo momento e che le faccio, diciamo, un po' circolare una con l'altra. Però oggi vi voglio mostrare questa. E poi, ultimo arrivato, è questo. Il Capital Soleil UV Age Daily SPF 50 con, se non ricordo male, allora vediamo un po' perché c'è scritto da qualche parte, eccolo qui, allora, frazione di probiotici, peptidi, acqua vulcanica di VC. E, vediamo un po', mi ricordo che ha anche acido ialuronico e niacinamide, eccoli qua, quindi è perfetta sia come base viso, perché è lievemente colorata, adesso ve la mostro. Allora, è un 40 ml di prodotto, quindi è, diciamo, è un po' più piccolino dei soliti 50 ml, bisogna shakerarlo bene prima di utilizzarlo. Sentite fuori che pieno di lavori in corso,
E poi cosa, allora, a livello di, diciamo, a livello di colorazione è praticamente inesistente, nel senso che il colore, eccolo qua, è un solare fluidissimo, il colore è questo, ma come vedete diventa assolutamente trasparente. Può essere interessante per chi, per esempio, non vuole esporsi i primi giorni in cui si è in vacanza senza avere nessun tipo di diciamo, colore. Però ve lo assicuro, il colore praticamente è trasparente, non si vede più. E io lo applico in questo modo, quindi lo applico come un vero e proprio solare, però io poi sopra ci vado a mettere le mie, cioè a fare il mio make-up con i prodotti per il make-up. La cosa bella di questo prodotto è, come avete visto, è liquidissima, quindi cioè praticamente cioè, subito non c'è bisogno di doverlo massaggiare o fare. È comunque una formulazione nutriente, non è una formulazione, ecco, se devo dire la verità, non è una formulazione di quelle che diciamo opacizzano, cioè ha comunque una sua consistenza. Ciononostante mi piace perché non è estremamente untuoso. E soprattutto mi piace il fatto che questa formulazione è così liquida, quindi non è una crema pesante che va massaggiata o che comunque rimane pesante sulla pelle. Per completare il discorso solari, vi parlo di due prodotti che ho inserito nella mia routine. Questo è il Capital Soleil SPF 50 Acqua Solare Protettiva. Questa l'ho acquistata perché l'intenzione mia è quella di applicarlo sopra il make-up per fare, diciamo, le cosiddette riapplicazioni del solare. Non è una cosa, diciamo, molto facile con le creme o con altri tipi di, diciamo, lozioni o anche con questo stesso. Cioè, se voi non avete niente di make-up, questo va benissimo per essere riapplicato, ma se sopra ci mettete il make-up, capite bene che, cioè, applicare un prodotto del genere diventa un pastrocchio. Invece questa, che è un'acqua, peraltro è un'acqua arricchita di acido ialuronico e di acido ialuronico e di tocoferolo, va bene, e con acqua mineralizzata di Vichy, acqua termale mineralizzata, quindi è un prodotto che semplicemente gli date una shakerata e ve lo spruzzate, si asciuga subito, non c'è bisogno di dover fare nulla. In alternativa c'è l'Ideal Soleil SPF 50 e questa è lo spray invisibile. Questo lo tengo in borsetta, vi dico la verità, cioè nel senso quando proprio dopo un po' di ore sento un po' la necessità o penso di essere sotto il sole da troppo tempo, ci applico questo un pochino sopra. Quindi questi sono i prodotti della skincare di questo momento, in questo periodo. Vi farò un aggiornamento perché mi sono arrivati dei prodottini nuovi molto carini, molto interessanti. E beh, ci vediamo presto, spero di avervi tenuto compagnia e ricordatevi di fare sempre la skincare. Vi ringrazio a tutte le persone che hanno fatto gli auguri sulla mia pagina Facebook, sulla mia pagina Instagram. Molte persone mi hanno detto che effettivamente non dimostro l'età anagrafica, però una cosa ci tengo a dirla. Io ci tengo molto come vedete, alla skincare. Uso anche tanti prodotti effettivamente, però mi rendo conto che la pelle, se la lasciate così andare senza curare di nulla, non migliorerà da sola. E questi sono i risultati anche di tutti gli sforzi che faccio appunto per cercare di mantenerla in salute e possibilmente, insomma, anche bella, di mantenere quello che la natura mi ha regalato, diciamo. Io vi mando un grande bacio e vi saluto. A presto!